Violenta scossa di terremoto nel sud dell'Iran, la più potente degli ultimi 40 anni, dicono le autorità. Rase al suolo intere città, si temono centinaia di morti, coinvolti tutti i paesi del Golfo. Bombe alla maratona di Boston, Stati Uniti sotto shock, sale a 3 il numero delle vittime, oltre 140 i feriti, indagini a tutto campo, ma nella tragedia emergono anche i gesti della solidarietà. Il concilio è un'opera di Dio, ma c'è chi vuole andare indietro. Forte invito del Papa a non opporre resistenza allo Spirito Santo, dedicata a Benedetto XVI nel giorno del suo compleanno, la messa del mattino. Prosegue il dibattito politico intorno al futuro inquilino del Quirinale, ma solo i grillini presentano il loro candidato. Bagnasco intanto incalza i politici e dice basta indugi, ora pensiamo alle famiglie. Dai consigli per far bollire l'acqua più in fretta al come mantenere calda la casa, nel TG un vademecum per anziani e famiglie su come risparmiare energia e su come abbassare i costi delle bollette. Buonasera e bentrovati a TG 2000. Cari amici, buonasera. E apriamo il TG di questa sera con il grave terremoto che ha colpito poche ore fa una regione remota del sud dell'Iran al confine con il Pakistan. Un sisma violentissimo di magnitudo 7.8, il più devastante degli ultimi 40 anni. Il timore è che alle 100 vittime per ora registrate se ne aggiungeranno altre centinaia. Si parla di un centro da 1000 abitanti raso al suolo, ma purtroppo le notizie sono ancora poche e frammentarie. Vi terremo naturalmente aggiornati sull'evolversi del disastro. Ed è terrorismo di sicuro, ma resta da capire se arriva da fuori oppure se sia interno. Il presidente Obama poco fa ha parlato per confortare la nazione a 20 ore circa dall'attentato alla maratona di Boston. Allora, tutti gli aggiornamenti da Pierluigi Vito. Sentiamo. This was a heinous and cowardly act. È stato un atto spregevole. Non sappiamo ancora se è stato un gruppo terroristico o un singolo individuo, ma lo scopriremo. Con in testa il presidente Obama, a poco meno di 24 ore dall'attentato alla maratona di Boston, che ha gettato gli Stati Uniti in un nuovo incubo, le massime autorità locali e federali cercano di fare un primo punto della situazione. Il bilancio delle vittime innanzitutto. 3 sono i morti, tra cui un bimbo di 8 anni, mentre gravi sarebbero le condizioni della sorellina e della madre, che fanno parte dei 176 feriti complessivi. Proprio le cure sopravvissuti, oltre a salvare numerose vite, i medici sono ottimisti, non dovrebbero esserci altri decessi, stanno dando informazioni agli inquirenti sulla composizione dei due ordigni esplosi. Le schegge di metallo e i chiodi estratti dai corpi delle vittime fanno pensare a una struttura a grappolo, probabilmente artigianale, il che dovrebbe orientare anche le indagini. Gli esperti dell'antiterrorismo vedono come probabile la pista interna dell'estrema destra americana. Nella conferenza stampa odierna le autorità locali e federali hanno sottolineato come non siano stati rinvenuti ordigni inesplosi né ci siano delle persone fermate come sospette. La zona dell'esplosione è ancora recintata, si tratta di 12 isolati che sono stati sfollati e dovrebbero restarlo per altri 2 giorni. Gli investigatori hanno invitato tutti alla pazienza e alla collaborazione. Chiunque abbia foto e video ripresi nel luogo dell'attentato è pregato di recapitarli a polizia o FBI, specificandone l'ora esatta. Rafforzata la presenza delle forze dell'ordine, ma non sono mancati anche oggi momenti di tensione. Un aereo in partenza da Boston è stato evacuato e circondato dalle forze dell'ordine per un allarme bomba e per un pacco sospetto evacuato anche il terminal centrale dell'aeroporto La Guardia di New York. Sale l'allerta in tutto l'Occidente. In Italia rafforzata la guardia sui possibili obiettivi americani sul nostro territorio, mentre Londra e Madrid fanno sapere le nostre maratone, in programma nelle prossime 2 domeniche, si correranno in solidarietà con le vittime di Boston, con misure di sicurezza intensificate. E l'arcivescovo di Boston, Sean Patrick O'Malley, ha chiesto di pregare per le vittime mentre si susseguono le notizie che ci informano tristemente di morti e feriti. Imponente la catena di solidarietà degli americani verso i connazionali. Ce la racconta Leonardo Possati. La Chiesa cattolica statunitense si stringe intorno a Boston e ai suoi abitanti, uomini di buona volontà colpiti al cuore da un'insensata violenza. Al fianco delle sue pecore è subito accorso il pastore, il cardinale O'Malley, tornato da Israele in poche ore. Proprio l'arcivescovo ha elogiato il coraggio e l'eroismo di quanti sono stati capaci di rispondere in pochi istanti a questi tragici eventi.
In mezzo alle tenebre di questa tragedia e la preghiera del cardinale O'Malley, ci rivolgiamo alla luce di Gesù Cristo, luce che abbiamo visto nelle persone che immediatamente si sono date da fare per aiutare chi era nel bisogno. La solidarietà è dunque il comune denominatore di questa immensa tragedia americana. Alcuni esempi, molti podisti hanno dato il sangue. Gli abitanti di Boston sono scesi in strada con l'acqua, il cibo e le coperte per i maratoneti. I ristoranti hanno messo fuori il cartello «Entrate e pagate solo se potete». In un momento così difficile non poteva mancare il conforto delle altre diocesi americane. New York, con il suo arcivescovo, il cardinal Timothy Dolan, ha invitato tutti a pregare per le anime dei caduti, la guarigione dei feriti, il ripristino della pace, e ha aggiunto il porporato: la crescente cultura della violenza nel nostro mondo richiede un esame di coscienza da parte di tutti noi per vedere cosa possiamo fare personalmente per promuovere la pace e il rispetto per l'altro. E Papa Francesco ha inviato un messaggio di cordoglio all'arcidiocesi di Boston. Allora noi ci colleghiamo subito in diretta con Piazza San Pietro, dove si trova per noi Federico Plotti. A te Federico. E dicevate bene voi, lo dicevate, un messaggio di cordoglio per quello che è accaduto ieri durante la maratona a Boston è arrivato anche da qui, dalla città del Vaticano, e direttamente da Papa Francesco. Il messaggio, attraverso la segreteria di Stato Vaticana, è stato recapitato all'arcivescovo di Boston, il cardinale O'Malley. Il Papa si è detto esterrefatto, dispiaciuto per una tragedia che ha definito assurda e senza senso, ribadendo poi la sua vicinanza con la preghiera alle vittime, ai feriti, alle famiglie e a tutta la città di Boston. E quella di oggi, tutto sommato, è stata un'altra giornata intensa per Papa Francesco, una giornata cominciata con una messa celebrata nella cappella della Casa di Santa Marta, la residenza dove Papa Bergoglio risiede ormai dall'inizio del conclave, una messa dedicata al suo predecessore Benedetto XVI. Infatti oggi, 16 aprile, è il giorno del suo compleanno, 86esimo compleanno per Papa Ratzinger. Ma adesso, con il servizio di Cristiana Caricato, ripercorriamo la giornata di Papa Francesco, e subito dopo la linea può tornare allo studio. Oggi è il compleanno di Benedetto XVI. Offriamo la messa per lui, perché il Signore sia con lui, lo conforte, gli dia molta consolazione. Il primo pensiero è per lui, Benedetto XVI, per i suoi 86 anni di fede, per la sua condizione di orante, per la scelta del nascondimento maturata con le sue dimissioni. Il nuovo pontefice nella messa del mattino lo ricorda in una comunione spirituale che più tardi si farà voce. Nel corso di una giornata intensa, Francesco ritaglia lo spazio per una telefonata a Castel Gandolfo. Con la stessa delicatezza e attenzione mostrata nel celebre incontro del 23 marzo, fa personalmente gli auguri a Benedetto e a suo fratello, Monsignor Georg, irrompendo nel clima familiare e fraterno in cui il pontefice emerito festeggia il compleanno. Un segnale che rafforza il legame visibile tra questi due grandi testimoni del Vangelo, entrambi innamorati di Cristo, decisi a fare il bene della Chiesa. Nell'omelia pronunciata nella cappella di Santa Marta, alla presenza di alcuni dipendenti del governatorato, Francesco aveva parlato di un tema caro a Benedetto, il Concilio. Opera bella dello Spirito Santo, ha ricordato il Papa, di cui si festeggia l'anniversario, ma che spesso viene interpretato come un monumento che non dia fastidio. Nella Chiesa, aggiunto, non si riconosce la continuità nella crescita che è stato il grande evento ecclesiale. Ci sono voci che si volgono al passato e che vorrebbero addomesticare lo spirito. Sono gli stolti e i lenti di cuore, afferma Francesco, che non comprendono come lo Spirito Santo sia la forza di Dio, ciò che dà consolazione e spinta per andare avanti. Ed ora la politica verso il Quirinale. È la giornalista Milena Gabanelli, la candidata alla presidenza della Repubblica del Movimento 5 Stelle, votata online nelle Quirinarie. Prove d'intesa invece tra PD e PDL su nomi come quello di Giuliano Amato, ma la strada è tutta in salita, specie per il Partito Democratico, scosso da polemiche interne. Augusto Cantelmi. La rete, il Movimento ha espresso un miracolo. La signora Gabanelli, Presidente della Repubblica Italiana. È straordinario, proprio in sintonia col Movimento. Io spero vivamente che accetti. Volevo fare dare un consiglio a Bersani, senza ironia, senza battute, seriamente. Potrebbe essere un punto di incontro. Voti la Gabanelli anche lei.
Votate la Gabanelli, poi si vedrà. Beppe Grillo, dopo la vittoria della giornalista nelle Quirinarie, lancia un chiaro messaggio al Partito Democratico, un messaggio tra dialogo e sfida, non solo per il Colle, ma anche per un accordo di governo. La Gabanelli, dunque, non candidato di bandiera, ma candidato reale, a patto che la giornalista non rinunci. Finora si è detta commossa, ma non all'altezza, ma altri nomi votati dai grillini potrebbero favorire l'intesa con il PD, il giurista Rodotà e Romano Prodi. L'ex premier, infatti, è un cosiddetto candidato di rottura e potrebbe essere eletto alla quarta votazione con la maggioranza assoluta. Prodi piace a Renzi, ma non a Berlusconi. Anche di questo i due avranno parlato ieri a Parma. Il Cavaliere insiste invece per un nome di garanzia. L'identikit cade su un politico esperto e di professione. Giuliano Amato resta in pole position, ma alle spalle si muove nell'ombra anche Massimo D'Alema, uomo di partito ma anche uomo del dialogo, rottamato ma riabilitato da Renzi, piace a Berlusconi dai tempi della bicamerale. Il PD non potrebbe non votarlo, altrimenti rischia l'implosione. Uno stallo incomprensibile e inaccettabile. Il Paese ha assolutamente bisogno di un governo, di un buon governo, stabile, sia per il Paese nelle sue dinamiche interne, sia per l'immagine all'estero. Lo ha detto il Cardinale Angelo Bagnasco oggi a Genova, dove ha celebrato messa negli stabilimenti Fincantieri di Sestri Ponente. Presidente della CEI, in merito alla situazione economica ed occupazionale del Paese, il Cardinale ha invitato le persone che hanno responsabilità a fare sempre di più e in modo sempre più urgente la propria parte. Soldi per la cassa integrazione in deroga o lavoratori in piazza. Questa la richiesta dei sindacati a Montecitorio e risorse a sostegno della ricostruzione del terremoto dell'Aquila. La difficile giornata di oggi davanti i palazzi del potere ce la racconta Alessio Averz. Io ho tre figli, sì. Ma c'ho due figli che sono sposati e loro mi danno qualcosa. Posso andare da mia figlia a cercare qualcosa. E nella disperazione di questo operaio che si riassume la situazione di tanti lavoratori italiani, questa mattina con i sindacati davanti Montecitorio in centinaia per chiedere al governo in carica di trovare almeno le risorse per coprire gli ammortizzatori sociali e rifinanziare la cassa integrazione in deroga. La somma necessaria stimata supera il miliardo di euro. I fondi ci sono quindi per la cassa integrazione? I fondi, come hanno trovato i soldi per i crediti di imprese, che valgono 50 volte in più la posta che serve a noi, si possono trovare. In questo Stato io credo di avere un'autonomia di circa 6 mesi, non di più, anche perché si sta raschiando un po' il barile, diciamoci la verità. A rubare non siamo capaci di andare a rubare, se no andavamo a rubare, la condizione che ci hanno messo. E sempre a Roma, a pochi passi da chi chiedeva risorse per poter vivere, c'erano le istituzioni dei comuni abruzzesi colpite dal terremoto del 2009, anche loro per chiedere al governo risorse a sostegno della ricostruzione. La mia speranza è che il presidente Napolitano, nella mission che ha assegnato abbastanza ristretta al governo Monti, inserisca il problema L'Aquila e si faccia garante il presidente Napolitano di dire al suo successore: guarda, questa cosa l'ho fatta, ma non ti arrabbiare perché sai, la vicenda del terremoto dell'Aquila è un po' al di fuori delle diatribe. Cambiamo argomento. Cuocere senza coperchio, lasciare scorrere l'acqua calda a vuoto mentre ci si fa la barba, oppure rinfrescare l'ambiente col condizionatore invece che deumidificare. Tutti questi gesti hanno in comune di farci sprecare inutilmente energia. E la famiglia italiana tipo spreca in media 200 euro l'anno tra luce e gas. Luigi Ferraiuolo. Cuocere senza coperchio 5 euro, lasciare scorrere l'acqua calda mentre si fa la barba 36 euro, rinfrescare l'ambiente col condizionatore addirittura 85. Sono le spese che affrontano gli italiani senza saperlo quando utilizzano male gli elettrodomestici o il riscaldamento. A stilare l'analisi è facile.it, il comparatore online che attraverso internet scopre come risparmiare nella vita quotidiana, dalle assicurazioni alle banche ai mutui. Il portale ha calcolato che la famiglia italiana spreca in media 200 euro l'anno tra luce e gas, una cifra facilmente riducibile, utilizzando giusto un po' d'attenzione. Il risparmio è possibile in ogni casa, cominciando dalla cucina, dove utilizzando la pentola a pressione invece di una tradizionale si risparmierebbero ben 8 euro. Poco? E che dire dei 23 euro che si potrebbero evitare di spendere non tenendo il frigo attaccato al muro?
uno dei maggiori alleati del risparmio, il microonde, scongelando o riscaldando i cibi con questo elettrodomestico e non nel forno tradizionale, si arrivano a risparmiare 33 euro. Continuando il nostro viaggio, un capitolo importante è il riscaldamento. Evitare di tenerlo programmato a 20-21 gradi, preferendo una temperatura inferiore di un solo grado, fa risparmiare 120 euro l'anno. Infine, meglio lo scaldabagno elettrico o uno a gas? Sappiate che, a parità di utilizzo, l'elettrico costa 176 euro in più ogni anno. La decisione della mafia di uccidere Giovanni Falcone non rappresentò solo l'intenzione di eliminare un pericoloso nemico dell'organizzazione, ma si inserì all'interno del progetto di un vasto attacco e di una drammatica offensiva alle istituzioni e allo Stato, di cui furono parte le stragi di Capaci e Via D'Amelio e quelle del 93. È quanto emerge dall'inchiesta sulla strage di Capaci che ha portato all'arresto di Otto Bosso e Gregari. Massimiliano Cocchi. Il racconto di due pentiti, 21 anni dopo, aggiunge un nuovo tassello all'inchiesta per la strage di Capaci e dà nomi e volti a otto uomini del comando che procurò e preparò l'esplosivo per uccidere Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre poliziotti della scorta. Si tratta di boss e gregari della famiglia mafiosa De Graviano, tutti già in carcere per altri reati. Sono Giuseppe Barranca, Cristoforo Cannella, Cosimo Lonigro, Giorgio Pizzo, Vittorio Tutino e Lorenzo Tinnirello e poi Cosimo D'Amato, il pescatore di Santa Flavia, che consegnò l'esplosivo prelevato da vecchi ordigni trovati in mare e Salvo Madonia, uno dei reggenti della potente famiglia di Resuttana. A questo punto, ha detto il procuratore di Caltanissetta Sergio Lari, può dirsi chiarita la fase preparatoria della strage e sembra escluso il coinvolgimento di persone esterne a Cosa Nostra. L'approvvigionamento di quell'esplosivo militare che si sospettava fosse stato procurato da soggetti esterni a Cosa Nostra in realtà fu procurato da Cosa Nostra, da Spatuzza, da Cosimo Lonigro, da Cosimo D'Amato, cugino di Cosimo Lonigro, che ne disponeva di quantità illimitate. I pentiti Gaspare Spatuzza e Fabio Tranchina, entrambi legati alla famiglia Graviano di Brancaccio e già condannati per Via D'Amelio, hanno raccontato che tutto ebbe inizio nel dicembre del 91, quando, durante un incontro tra boss per gli auguri di Natale, Totò Riina annunciò l'inizio della stagione stragista. Abbiamo tanto di quell'esplosivo che possiamo fare la guerra allo Stato, disse il capo dei capi. Quell'esplosivo i Graviano lo avevano recuperato da vecchi ordigni ripescati in mare, fu usato a Capaci, in Via D'Amelio, e poi anche per le stragi di Roma, Milano e Firenze del 1993. Ma oggi la cronaca vede protagonista anche un'altra famiglia mafiosa eccellente, quella dei Santa Paola a Catania, perché 77 persone legate al clan sono state arrestate nell'ambito di un'inchiesta che ha fatto luce su decine di estorsioni compiute negli ultimi 20 anni. Nuove solitudini, giovani, famiglie, migranti e nuove dipendenze. Su queste aree non sono pochi gli interventi delle Caritas diocesane per far fronte alle emergenze imposte dalla perdurante crisi economica. Alcune esperienze sono state presentate oggi a Montesilvano, in provincia di Pescara, dove è in corso il convegno della Caritas italiana. Vediamo. Vai Caritas che trovi. A Reggio Calabria tra le nuove dipendenze preoccupa il crescente fenomeno del gioco d'azzardo. Per ascoltare, accompagnare e reinserire socialmente chi è caduto nella trappola della ludopatia che non risparmia nessuno e illude che se ne possa uscire da soli in ogni momento, da qualche settimana nel Reggino è attivo un progetto dal nome singolare, ma la vita non è un colpo di fortuna. Il primo percorso è sulla consapevolezza del problema, acquisizione di consapevolezza. Il secondo passaggio è di inserirlo all'interno di gruppi di autoaiuto dove ci sono altre persone che già vivono questo tipo di esperienza e con il confronto diretto con queste persone si ha anche la possibilità di sostenersi, di comprendere se l'altro ce l'ha fatta, ce la posso fare anche io. Ad Andria in Puglia attraverso il microcredito il progetto Barnaba da 10 anni dà credito alla speranza dei giovani garantendo per loro davanti alla banca nel chiedere un prestito finalizzato all'avvio di un lavoro. Con il progetto Barnaba sono stati garantiti prestiti per 32 imprese nelle quali hanno lavorato, lavorano più di 60 giovani della nostra diocesi. A Torino la Caritas da 6 mesi ha aperto una casa dove i papà separati hanno la possibilità di stare alcuni giorni con i propri figli. Sono papà che vivono lontani, nella solitudine o impoveriti e senza abitazione per i quali si cerca di sostenere la genitorialità. Il primo papà che ci ha colpito è venuto al centro d'ascolto proprio chiedendo aiuto per poter cucinare un piatto di spaghetti con il proprio figlio. Paese che vai, Caritas che trovi, Torino, Andria e Reggio Calabria, ma anche altre città da nord a sud. È l'Italia delle 220 Caritas diocesane che si è confrontata oggi a Montesilvano sulle diverse esperienze in atto. Ogni esperienza come un ombrellino per ripararsi insieme da un evento non voluto.
Ed ora, cari amici, vedo Antonio e accanto a lui Arianna, la fanciulla più invidiata della televisione. Romanzo familiare.